abbracciava le vittime prescelte, spesso anziane, per alleggerirle del portafogli. È stata intercettata ieri mattina dagli agenti della sezione volanti della questura di Vicenza in piazzale Esedra. In pieno centro cittadino, una giovane posseggiatrice nuovamente intenta in questa nuova attività criminosa. ZS, l'iniziale, una 25enne cittadina serba, gravata da numerosi precedenti di polizia, è stata associata presso la casa circondariale di Verona, così come stabilito dal Tribunale di Vicenza, a seguito delle numerose violazioni e delle misure restrittive a suo carico segnalate all'autorità giudiziaria dalle forze dell'ordine. La donna, responsabile per lo più di reati contro il patrimonio, è stata riconosciuta da una vittima la quale proprio la sera precedente, in via Giuliolo, era stato sottratto il portafoglio. La malfattrice, sfruttando la tecnica dell'abbraccio, si era avvicinata alla vittima, un 65enne vicentino, e fingendo di conoscerlo, l'ha abbracciato, sottraendogli dalla tasca dei pantaloni i portafogli. Chiarito poi l'equivoco, messo in scena, si era allontanata facendo perdere le sue tracce. ZS è stata inoltre denunciata all'autorità giudiziaria per un ulteriore borseggio che avrebbe perpetrato sempre ieri in via Massimo e sempre al danno di un anziano vicentino al quale ha sottratto 350 euro custoditi nel suo portafogli, utilizzando la medesima modalità operativa. La vittima, con problemi di deambulazione, ha però fornito un'accurata descrizione della borseggiatrice, evidenziato un dettaglio cromatico della maglietta che indossava al momento del furto, la stessa indossata la mattina seguente al momento dell'arresto.